Allora, in compagnia di Sebastiano Esposito, man of the match di questa finale, una tripletta, insomma, ti aspettavi una prestazione del genere contro poi la tua Roma, tra virgolette? La mia Roma, sì, da piccolo simpatizzavo per Totti, per la Roma, però sì, mi aspettavo una partita di carattere dai miei compagni, da me, dallo staff che ci ha preparato fino all'ultimo con grandissima serietà e grandissima umiltà, perché alla fine questo gruppo è umilissimo, ha grande potenzialità, soprattutto caratteriali, quindi sì, mi aspettavo una partita così, magari meno gol e meno occasioni, perché abbiamo avuto tantissime occasioni in questa partita. Poco fa Fabrizio Picarreta ci ha detto che sei un predestinato, Massimo Tarantino ci ha detto che sei un grande giocatore e che se ci fosse la possibilità, insomma, ti porterebbe con lui alla Roma. Insomma, senti un po' il peso di tutti questi complimenti, di tutto questo talento che ti viene attribuito e che tu manifesti in campo ogni partita? Io non devo sentirlo, anche se magari potrei sentirlo, non devo sentirlo perché per adesso non sono nessuno, perché i fatti parlano, non sono nessuno. Devo continuare su questa strada, sì, e devo continuare a essere umile con i piedi per terra e continuare a far bene. Prima di salutarti, insomma, di lasciarti, insomma, con i tuoi compagni a festeggiare, ti chiediamo, ma come mai questo feeling con la Roma che gli segni sempre? Questa non è una domanda, nel senso non posso rispondere a questa domanda. Io se ho l'occasione faccio gol a tutte le squadre, cioè, non faccio tra virgolette scontro a nessuno, mi piace far gol e ben venga che mi riescono. Ringraziamo Sebastiano Esposito.